Siamo qui con Ettore Fabrizio alla vigilia del Festival del Cinema e dell'Arte che si terrà in data 13 e 14 agosto a Largo Dornola. Oggi ci sarà il pre-festival. Allora, Ettore, com'è nata l'idea di questa bellissima iniziativa culturale che viene portata a Termoli per la prima volta nella nostra città? Beh, Alta Marea è nata per innovare questo mondo che è non solo cinematografico, ma abbraccia la cultura a 360 gradi. E quindi per innovare questo discorso abbiamo pensato a questo festival. Nella tua introduzione hai parlato di Odisseo che torna ad Itaca, un po' come il cuore dell'uomo e il desiderio di tornare a casa. Che mi dici di questo? Allora, io ho parlato di Odisseo, ma non ho detto che è tornato ad Itaca. Odisseo ha trovato il suo amore, che era, secondo me, secondo la lettura, Nausicaa, e poi quando è ripartito gli è dispiaciuto tantissimo lasciarla. Ecco, io dico sempre che Odisseo ha trovato la sua isola in Termoli, in questo borgo meraviglioso che dobbiamo far conoscere al mondo, e sperando con questo nostro piccolo lavoro, che non si fermerà a quest'estate ma proseguirà anche nella stagione invernale, e dobbiamo portare questo borgo alla ribalta mondiale. Perché il mio sogno, e ne parlavo anche con l'assessore Barile, è quello dell'iscrizione di questo borgo al patrimonio dell'UNESCO. È un lavoro lunghissimo, è un lavoro che ha bisogno di tanti tecnici, di tante persone e soprattutto di tanti volontari, ma vedrete, noi ci riusciremo. Un grande team fatto di tantissimi esperti che hanno dato il loro contributo per questa iniziativa. Io devo dire grazie a questi ragazzi che sono fantastici, sono veramente bravi, bravi. Io mi faccio un po' da parte, anzi dovresti intervistare loro, perché io rappresento un canuto e alquanto anziano signore, mentre loro messi insieme non arrivano a 115 anni. Però tu hai detto sempre, no? Hai citato Odisseo, io mi permetto di ricitarlo. Odisseo ha guidato i suoi uomini, tu sei un po' una guida per questo gruppo. grazie per questo, ma ogni tanto sono loro che mi calmano e mi dicono di non andare tanto forte. Le idee ce ne sono e ce ne sono tantissime, e speriamo di portarle avanti in tutti questi anni, perché abbiamo trovato dei nostri sponsor che hanno creduto in questo progetto e vogliono continuare questo lavoro anche negli anni successivi, e di questo sono veramente molto molto felice, perché Termoli non si è dimostrata chiusa. Termoli è una città molto 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 aperta. Noi ti ringraziamo per, insomma, la disponibilità e in bocca al lupo per questa prima edizione del Festival del Cinema e dell'Arte. E vive il lupo! Siamo qui con Antonio De Gregorio, direttore artistico del Festival del Cinema e dell'Arte, che vedrà la sua prima edizione nel Borgo Antico nei prossimi giorni, in data 13 e 14 agosto. Allora Antonio, nella tua esperienza di ovviamente regista e soprattutto nella tua esperienza di vita e di lavoro, parlaci un po' non solo dell'organizzazione ma anche forse della parte più tecnica dell'organizzazione di questo festival. Allora, Alta Marea Festival nasce molti mesi fa, è un lavoro che dura da tantissimo tempo. Abbiamo lavorato per offrire al pubblico di Termolesi e non un grande calendario di eventi. Si parte dal pre-festival dedicato alla letteratura e al cinema il 10 agosto, stasera alle 18:30 a Lido e Panfilo, dove presenteremo due libri: Being Janice di Marika Lucciola e Chuck in Molise di Francesco Vitale, e proietteremo Ritorno a casa, del quale sono autore assieme a Mattia Marani. Proietteremo il film In riva al mare e sarà una serata, diciamo, d'ingresso per il nostro festival. Il 13 e 14 agosto invece entriamo nel vivo con la gara di cortometraggi dalle 21 a Largo Tornola. L'accesso è consentito solo con Green Pass e tramite prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. E poi il Borgo Antico vivrà di nuova vita con tutti gli eventi dell'Alta Marea Festival, quindi tre mostre all'interno del Borgo Antico
in vari luoghi nelle strade del Borgo Antico, un concerto il 13 di agosto alle 23 dell'artista Giove, un artista torinese giovanissima, e poi, come dicevo, appunto 13 e 14 agosto gara di cortometraggi con una giuria di grande eccezione: Angela Curri, attrice, Cristina Cappelli, attrice, Nicola Batangelo, regista, autore e produttore della Lotus, Michele D'Attanasio, direttore della fotografia pluripremiato italiano, ha da poco finito un film con Nanni Moretti, Pierluigi Casolino, disegnatore per la Disney, e Marco Caldoro, attore e produttore molisano. I corti sono veramente vari, di grande interesse internazionale, sono arrivati da tutto il mondo, abbiamo corti francesi, iraniani, tedeschi, italiani, tantissimi italiani. La giuria ha già decretato i vincitori e li scopriremo nella sera del 14 e soprattutto parleremo con gli autori, li ospiteremo nel Borgo Antico di Termoli e staranno con noi, insomma, per tutti i giorni del festival. I corti sono arrivati, come dicevi poc'anzi, addirittura dall'estero. Questo, secondo me, a mio parere, potrebbe essere un punto in più per questo festival, perché comunque è di interesse a livello internazionale. Questo non solo un punto in più, ma ci fa capire quanto la piazza termolese della cultura e del turismo è interessante per il mondo. Se un regista iraniano, francese, inglese, tedesco decide di iscrivere il proprio corto a un festival del cinema a Termoli, vuol dire che crede in quella località, in quel luogo. Ricordiamo anche che noi siamo alla prima edizione, abbiamo ricevuto più di 100 iscrizioni da tutto il mondo, di cui abbiamo fatto una cernita difficilissima per arrivare a 14. I registi evidentemente pensano che il pubblico e la piazza di Termoli siano interessanti, e questo deve far piacere a noi, ma anche a tutta la comunità termolese. Allora, buon lavoro per le prossime sere. Vi aspettiamo il 13 e 14 agosto, venite sul nostro sito altamariafestival.it per vedere tutti gli eventi, per prenotare e informarvi. Grazie. Siamo qui con Adele Sorressa, Valentina Salerno e Chiara Tottolani, che si occupano della grafica e della comunicazione del Festival del Cinema e dell'Arte, che, come dicevo anche con gli altri autori, ci sarà a Termoli il 13 e 14 agosto nel nostro Borgo Antico. Allora, voi esponete già i loghi che si sono in bella vista. Come è nata l'idea del logo? Questo logo, tra l'altro, molto particolare. Sì, l'idea è nata proprio dalla volontà di voler rivalutare il termine, di voler rivalutare il borgo, di voler rivalutare il termine proprio di condivisione, e mescolanza. Tant'è che siamo partiti proprio dalla ricerca nel territorio dei valori di condivisione e siamo arrivati al concetto fondamentale di mescolanza, tant'è che qui abbiamo praticamente quattro sassi che rappresentano i quattro quartieri del Borgo Antico di Termoli, e sono sì dei sassi, ma in realtà sono delle forme cangianti, proprio a ricordare e riprendere la dinamicità dell'alta marea e la marea in generale. E i colori riprendono i colori del tramonto, ma anche, se vogliamo dire, della porpora, del color porpora, che a livello iconografico è stato rappresentato per la prima volta qui a Termoli. Non è propriamente il color porpora, è il color magenta, perché poi con il lavoro che è stato fatto dietro siamo giunti, insomma, a questa forma finale. Tu ti occupi della comunicazione. Sì. Allora, io la prima cosa che dico è che senza un team del genere non sarebbe potuta esistere Alta Marea. Infatti, proprio per la comunicazione, il mio terreno fertile sono state le loro idee, soprattutto per quanto riguarda proprio come comunicare queste idee che c'erano intorno ad Alta Marea da mesi e mesi. E quindi anche renderlo, diciamo, a parole è stato non solo merito mio, ma soprattutto merito loro, perché ogni cosa è sempre stata condivisa, è sempre stata discussa. E credo che questo sia fondamentale per un team che lavora insieme, che comunque è fatto da menti giovani, ragazzi giovani che non vivono tutti a Termoli e che vedono anche altre realtà e sono stimolati da altre realtà. E poi portare tutte queste idee qui ad Alta Marea è di certo comunque per noi un traguardo e anche una scommessa, un pochino, per vedere le persone come reagiscono. Sì, comunicare poi con loro, tra l'altro per la loro mostra, è stato, anzi per me, fondamentale, perché mi ha fatto capire ancora di più il senso che c'è dietro questa organizzazione, quindi proprio la comunicazione tra settori che magari sembrano non
non coincidere, invece c'è una grande comunicazione fra di noi e vi invito appunto a vedere la loro mostra. Infatti, tornando appunto, sempre ti occupi di grafica anche tu? Sì. Ok, quanto è stato difficile, diciamo, mettere d'accordo tutte le idee di tutti voi, che siete un team anche abbastanza, sì, giovane, ma anche abbastanza grande, quindi... Sì, abbiamo iniziato a lavorare da gennaio, quindi questo per darvi un'idea di quanto lavoro c'è stato dietro. E, quando Valentina appunto parlava che... solo grazie a questo team, cioè, quindi noi dobbiamo ringraziare, in realtà io stessa devo ringraziare loro due, devo ringraziare Antonio, devo ringraziare Nicola, Ettore e tutto il team, infatti è grazie a loro che siamo arrivati a tutto quello che abbiamo, no? Quindi in realtà sì, è stato difficile perché, come dicevamo, non tutti abitiamo a Termoli, quindi era difficile anche incontrarci, però diciamo che è stato molto importante perché siamo riusciti appunto sempre con quel concetto di mescolanza di cui parlava Adele, l'abbiamo riportato anche poi nel nostro lavoro, quindi è stato davvero bello, un'esperienza davvero molto bella. Bene, allora io vi auguro un grande in bocca al lupo per la mostra e per tutto il lavoro che vi aspetta nei prossimi giorni. Grazie.